Aggiornamento ricoveri Covid all'ospedale Umberto I di Enna, sono attualmente 75 così distribuiti, 60 nell'area delle malattie infettive, di cui 4 a bassa intensità di cure ricoverati presso l'ospedale di Leonforte, 10 pazienti nell'area semi-intensiva e 5 in terapia intensiva. Negli ultimi 2 giorni si sono registrati 2 decessi di pazienti con patologie concomitanti, aumentano i dimessi nel mese di novembre che sono complessivamente 66. Con un emendamento della maggioranza si propone la proroga fino al 31 dicembre 2023 dell'ecobonus e del sisma bonus al 110%, così ha comunicato il vicepresidente della Commissione Attività Produttive alla Camera, Andrea Gerrizzo. Diamo atto dell'impegno che l'onorevole Gerrizzo sta dedicando alla nostra proposta, il commento della presidente ANCE di Enna Sabrina Burgarello è l'unica chance che abbiamo per far ripartire la nostra economia provata dalla crisi economica. A nome di tutto il Partito Democratico ennese mi congratulo con il sindaco di Troina Fabio Venezia per il premio nazionale ricevuto quale sindaco del comune più virtuoso d'Italia. Queste le parole del segretario provinciale del Partito Democratico Vittorio Di Gangi. È il giusto riconoscimento dell'ottimo lavoro svolto in questi anni e della buona politica posta in essere a favore della comunità troinese. Questo premio, prosegue Di Gangi, è la dimostrazione che si può operare bene anche in contesti difficili e che le buone prassi dell'agire quotidiano nell'interesse del proprio territorio possono essere riconosciute ed apprezzate anche al di fuori dei propri confini territoriali. Pioggia di aiuti alle famiglie e alle aziende danneggiate dall'emergenza Covid-19 a Gagliano, il Comune fa partire la manifestazione di interesse per stabilire in quali esercizi commerciali potranno essere spesi i buoni pasto per un importo complessivo di oltre 70.000 euro. Ai nastri di partenza anche il sostegno per le microimprese locali. Lo diciamo sin dall'inizio della pandemia, siamo al fianco dei cittadini e degli imprenditori che aiuteremo in tutti i modi previsti dalla legge e dalle nostre disponibilità finanziarie a fronteggiare un periodo di assoluta emergenza, ha dichiarato il sindaco Salvatore Zappulla. L'Oasi di Troina è individuata come partner di un importante progetto di ricerca per identificare nuovi biomarcatori che potrebbero consentire di diagnosticare precocemente la malattia di Alzheimer in persone con sindrome di Down. L'iniziativa si inserisce nell'ambito di un bando di ricerca del Ministero della Salute e che vede come capofila l'Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna. Con un gol subito nel finale, il Troina esce sconfitto dal campo del Roccella con il risultato di 1-0. La gara era valida per il recupero della 5ª giornata del campionato di Serie D. Per tutti gli aggiornamenti visitate il sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivere a redazione@ennatv.com.